Bentornati al Caffè Amaranto per una nuova puntata di A Tutto Campo di martedì, visto il posticipo tra Arezzo e Carrarese, con mister Luca Magnanenzi. Buonasera. Buongiorno a voi. Caro mister, qui siamo di nuovo a commentare un'altra amarezza. Sembra adesso veramente diventato maledetto quell'ultimo secondo, comunque la fase di recupero. L'Arezzo, è vero, con l'Arzachena vinse al 94esimo, però adesso 2-2-2, esatto. E 4 punti che potevano tranquillamente essere in cascina per la formazione amaranto, anche perché li avrebbe anche meritati, insomma. Sarò ripetitivo, no? Purtroppo io dico sempre che l'attenzione fa la differenza. Quando l'Arezzo è stato attento, ha portato a casa 3 punti, nelle ultime 2 gare l'attenzione è venuta meno e 3 punti non sono arrivati. Però credo che tutti abbiano visto ieri una partita di categoria superiore, questo sicuramente. L'Arezzo ha fatto la partita per l'intero tratto di gara, anche se ha avuto una flessione dopo il gol subito del pareggio di Tavano, che ha avuto una grandissima fortuna a ricevere il pallone, ma ha fatto un grandissimo gesto tecnico nel realizzare. Però questa è una squadra che secondo me, e la butto là, qualcuno si toccherà, insomma, ma farà i dovuti scongiuri, domenica riprenderà quello che ha lasciato per strada. Piacenza, addirittura. Esatto. Questa è una mia ferma convinzione. Ce lo chiederemo qua. Non mi chiedere perché, ma è così. È difficile da commentare perché la Carrarese ha segnato, ma è una caratteristica di questa squadra, perché abbiamo contato che nell'ultimo, è una squadra che segna tantissimo nei secondi tempi, la Carrarese, ma addirittura negli ultimi 15 minuti, già prima di questa partita aveva fatto 10 gol, questo è l'undicesimo che fa, cioè tra il 76esimo e il 90esimo, il che vuol dire che è una squadra che ti sembra morta, un po' come la Juve, sì, senza fare ovviamente i paragoni che non ci stanno, però è una squadra che sembra morta, che lì non, che pensi oddio è finita, invece magari con la tua disattenzione ne approfitti. Ma i numeri non sono mai casuali, no? I numeri se ci sono servono per fare delle statistiche, ma anche per verificare come viene svolto il lavoro. Questa è una squadra, se fate caso, che pressa molto, pressa tantissimo, pressa nella tua tre quarti, non è che ti aspetta. È logico che possano avere delle flessioni, però visti in campo sono messi veramente bene, hanno giocatori di qualità, giocatori di esperienza, allenatore di prim'ordine per la categoria, quindi hanno un mix molto variegato che gli permette di essere vivi fino in fondo. Se la giocheranno fino in fondo anche loro il campionato, come se giocherà Arezzo, come giocherà altre squadre come il Novara, sono convinto che quelle che hanno qualità saranno fino in fondo protagoniste. Ma l'Arezzo ha sciorinato anche ieri, grandissima prestazione di gioco, di palleggio, gli manca qualcosa in personalità probabilmente, però squadra di categoria nettamente superiore alla media. E poi diciamo che c'è stato l'episodio di Cutolo, un risentimento proprio nella stessa zona che era già stata interessata dall'infortunio che l'aveva tenuto fuori quasi un mese, perché dal canto sicuramente voleva, come era successo con la Provercelli, sulla situazione di vantaggio trovare lì a sinistra, no? Soprattutto dei grandi spazi che già si stavano creando. Esatto. No, lì infatti era il lato debole della Carrarese, infatti giustamente il mister ha messo la famosa spina nel fianco, che poi purtroppo ha durato niente, meno. Zini non è entrato nemmeno in partita perché non ha avuto nemmeno il tempo di riscaldarsi, ha fatto 2 corse e poi è entrato. E probabilmente lì qualcosa è cambiato. Lì qualcosa è cambiato, anche se, come hai detto prima te, sembrava una squadra morta, poi una superficialità in mezzo al campo ci ha condotto all'ennesimo pareggio. Raccontiamo un po' questo gol, magari dal punto di vista di un allenatore, perché chiaramente molta attenzione si è concentrata su Pelagatti che perde la palla in uscita, no? Perché Pelagatti esce, si stacca dalla linea e va in mezzo. Lì un difensore, siamo all'89esimo e 58, un difensore perché secondo te sceglie di staccarsi dalla difesa e andare lì in mezzo per far ripartire in contropiede la squadra, per cosa? Allora, lì sicuramente sono successe 2 cose. Uno, aveva campo per andare, okay? Ha cercato di fare l'azione di impostazione di una ripartenza, poteva essere anche messa bene, se guardi come erano schierati in campo ci stava il contropiede, e poi torno un attimo indietro. Il problema è stato di comunicazione, perché se esce uno dei due centrali, un centrocampista deve rimanere, invece in realtà sono rimasti 2 più uno laterale e c'era il vuoto nella nostra sinistra, tant'è che ci hanno fatto rete. Quindi errore di comunicazione in campo, ma perché? Perché sicuramente l'attenzione era fine gara, è venuta meno. Ma se fate caso, lo stesso è successo quando abbiamo preso il primo gol, squadra in uscita, rimpallo, palla dall'altra parte, zona vuota, quindi lato cieco. È stato Foglia, rinvio, cioè cercava il lancio, schiena di Valente che è diventata l'assist per Tavano. Si chiamano situazioni critiche, perché? Perché quando c'è una squadra in uscita ci deve essere sempre un uomo che protegge la palla ed eventuale entrata.
sono discorsi tattici che non sto a dilungarmi, però logicamente non pensi mai che il tuo compagno perda palla in una zona del campo delicata come quella, anche se la Carrarese ha dimostrato che in quella zona attaccava sempre, dappertutto, quindi lì doveva essere bravissimo Pelagatti a prendere il pallone e, come si diceva una volta, palla nel campo, perché in quel momento lì serve anche una palla su, insomma, senza tante leziosità. Perché è un errore grosso. Mancavano 4 minuti. Mancavano 4 minuti, si è giocato la partita. 4 minuti oggi, 4 minuti domenica, sono già 4 punti che sono per strada, che te potevi avere. Potevi, è sempre il senno di poi, no? Magari le riprese in altre gare. I conti si fanno sempre alla fine, però ti ripeto, io sono convinto che questa è una squadra che farà tesoro degli errori. Sono sicuro che dal canto non li ripeterà, non li farà ripetere questi errori, e domenica ce lo vedremo. Poi sul proseguimento dell'azione, chiaramente c'è Luciani che non ci arriva di testa, e poi anche la posizione, cioè Pelagotti che forse si aspetta il cross più che il tiro, no? Perché prende gol sul suo palo. Secondo me l'errore vero non è stato tanto quello, il cross che Luciani non ci arriva e il tiro dell'attaccante Carrarese. L'errore è stato dove? Quando il giocatore Carrarese in mezzo al campo è entrato in possesso palla e ha avuto il tempo di aggiustarsela, guardare, crossare, e lì andava attaccato. Questi sono gli errori veri e propri, cioè non far ripartire l'azione. Anche perché si vedeva che la passava Pisco, perché Pisco poi si stava sbracciando da diverso tempo. Due punti a lasciare lo spazio, logicamente chi doveva interdire in quel momento non ha interdetto. Diciamo che ha perso non un tempo di gioco, ha perso due o tre tempi di gioco. E al posto di al posto di Zini, che avessi fatto entrare al posto di Cutolo? Ma ascolta, il concetto è sempre quello: l'allenatore è in mano alla squadra, lui sa quello che vuole e lui sa quello che vuole ottenere. Probabilmente una scelta più conservativa, quindi un centrocampista, considerando che mancava poco alla fine, ma è sempre col senno di poi, no? Avrebbe fatto probabilmente più filtro fra difesa e centrocampo e avresti contenuto meglio, ma come si diceva prima, sembrava una squadra morta, quindi lui ha provato addirittura a dargli il colpo di grazia. Però secondo me Zini non ha avuto neanche il tempo di riscaldarsi per entrare in partita, sono sempre il senno di poi, no? L'allenatore fa le scelte e è giusto che le faccia nel bene e nel male. Però se ha fatto questa scelta, evidentemente le tenerà più opportuna. Sentiamo il presidente Giorgio Lacava, ovviamente amareggiato, che dice: non è che mi spaventano tanto i 4 punti persi, mi spaventa il possibile contraccolpo psicologico per i nostri giovani di questi pareggi al 90esimo. Vediamo. Novara, come ho detto, è stata una partita che il pareggio era giusto, poi una volta può succedere che ti pareggiano dopo il 90esimo. Inizia a essere pesante quando è la seconda volta consecutiva. Nel calcio queste sono cose che in una stagione possono succedere una/due volte al massimo, due volte in due settimane, ma la squadra ancora non ha giocato alla grande come al solito, però ecco, io spero che Non ci siano problemi con questo ulteriore pareggio dopo il 90esimo, perché questa è una squadra giovane, un gruppo fortissimo che veramente è molto unito, però è anche un gruppo giovane, quindi sono molto preoccupato non per i 2 punti persi, però proprio che loro psicologicamente escano bene anche da questa, diciamo, mazzata ulteriore che hanno avuto. Chiere sì, assolutamente mezzo pieno, anche perché avevamo davanti, diciamo, la Carrarese, che mi sembra che il secondo tempo non abbia veramente fatto nulla. Primo tempo bellissima partita, giusto a parere mio il pareggio, però ecco, oggi ecco, il fatto che sia successo ancora dopo domenica mi fa un po' arrabbiare, dico la verità. Ecco, sempre per stare al bicchiere mezzo pieno, nessuna squadra per il momento ha messo sotto l'Arezzo, perché comunque sta affrontando anche avversarie più difficili rispetto all'inizio, no? Sì, quello lo vediamo, anche oggi hanno giocato bene, quindi quello non è, c'è ragione te, nessuno ci ha mai messo sotto. L'amarezza semmai per la fase difensiva in quelle due situazioni, sia quella di Novara che questa sera la palla persa in uscita e poi il buco in una fase in cui bisognerebbe... Te l'ho detto, sono cose che di solito nel calcio succedono una, due volte una stagione, qua è successo due volte, diciamo, di seguito. Ripeto, sono cose che possono succedere, il calcio è bello anche per quello. L'unica cosa che io spero che la squadra non abbia psicologicamente dei risvolti in questa ulteriore, diciamo, pareggio dopo il 90esimo. Vi ha chiesto lo stadio, diciamo, pieno, soddisfatto? Soddisfatto, poi un bellissimo tifo, poi il tempo, come al solito, internet gioca contro il pubblico, contro gli spettatori, perché sembrava che
era il tempo siberiano, invece poi alla fine anch'io mi ero coperto parecchio, invece poi alla fine non dico che si stava bene, però è stata una serata assolutamente normale. C'era il presidente di Lega Pirelli, sì. Non so se gli ha chiesto con forza le 7 promozioni. Io sempre gli chiedo con forza. Sì, ci ha parlato di questa possibilità di 7 o di 5, adesso dovrebbero incontrarsi tra le varie leghe per decidere, però sicuramente dovrebbero essere 5, speriamo 7. Cambia qualcosa per l'Arezzo in questo caso? L'Arezzo no, però più promozioni ci sono, meglio è per noi. Se a gennaio la posizione fosse questa, si penserà a qualche intervento, diciamo, per tenerla? Penso che questa squadra di interventi veramente non ne abbia bisogno e quindi non vedo, però poi analizziamo tutto, giustamente come dici te, vediamo a gennaio a che punto siamo. Di nuovo insieme al Caffè Amaranto, stiamo parlando di Arezzo Carrarese. Abbiamo sentito prima della pausa il presidente Giorgio Lacava, scuotevi il capo, secondo te no. non ci sono contraccolpi psicologici? Secondo me no, perché è l'incoscienza dei giovani. E l'incoscienza dei giovani molte volte deve fare cose straordinarie come errori clamorosi. Ecco perché dico che sono convinto che già da subito faranno valere quelle che sono le loro caratteristiche, quindi non incoscienza ma consapevolezza che sono una squadra forte. Se noi guardiamo ieri la gestione della palla, la Carrarese aveva una difficoltà nell'intercettare il nostro fraseggio, più di una volta è andata in difficoltà, tant'è che si alzavano spesso lasciando vuote delle zone dove noi eravamo bravi a andare a creare gioco, più di una volta è successo nel primo tempo ma anche nel secondo. E quindi questa è una squadra che con la incoscienza dei giovani si permette anche il rischio. Qualche volta il rischio non paga, però qualche volta sì. Guarda, il gol del 2-1 è stata una grandissima giocata dove Persano è stato bravissimo a tagliare sul primo palo e a buttarla dentro. Questi, molte volte l'attaccante non va a cercare il primo palo, va sul secondo. Cioè questa è l'incoscienza dei giovani che ti fa fare belle e cattive cose. Però questa è una squadra che secondo me alla lunga, come dicevo anche l'altra volta, con i giovani che vengono poi via via intercambiati, darà tante soddisfazioni. Sentiamo gli allenatori, ovviamente dal canto, e Silvio Baldini, sempre particolarmente così piacevole da ascoltare. Vediamo. È stato che non abbiamo avuto voglia di portare a casa la partita. Cosa è mancato, mister? Per andare a fare il terzo gol, dici? No, la squadra è una partita morta, finita. Non possiamo mai rimettere in piedi una gara che non c'ha più un verso, come lo è stata quella di Novara, perché al di là, come ho detto dentro, al di là delle cavolate che avevo detto a fine della partita, dove il Novara ha fatto meglio il primo tempo e noi il secondo, che sono tutte cavolate, perché invece noi abbiamo fatto una buona gara, può balzare all'occhio che non ho avuto tante palle gol a Novara, però i ragazzi hanno fatto una grande prestazione e quando uno fa queste partite qua, o come quella di oggi, deve portare a casa il risultato, non c'è un altro verso. C'è una spiegazione per questo che dice mister? C'è spiegazione che dobbiamo crescere in personalità, non sull'affrontare le partite, perché hanno fatto una grande partita di nuovo i ragazzi, ma sotto questo profilo qua io non so più nemmeno che dirgli, nel senso che oggi io sono sicuro al 100% che qualsiasi partita noi andiamo a fare non la sbagliamo, la possiamo perdere, che è diverso, ma non la sbagliamo, perché i ragazzi hanno un'applicazione, una ferocia nel fare il loro lavoro, uniche. Vi dico la verità, in 10 anni che alleno non ho mai allenato una squadra con queste caratteristiche qua. Detto questo, queste sono partite che dobbiamo vincere, non c'è verso. Anche perché i due gol presi, quello di Novara e quello di oggi, no, c'è stata una sommatoria di situazioni che appunto li rendevano gol evitabili. Ma io ho fatto il giocatore, ho fatto delle cavolate mostruose nella gestione delle gare. Io dico che a 5 minuti alla fine la partita finisce, tengo la palla dai lati, abbiamo pure qualche giocatore esperto, non c'ho soltanto ragazzini dentro. Invece una volta la palla viene rinviata in mezzo, una respinta, mezza palla la prendono loro. Vogliamo uscire dalla difesa e vogliamo provare uno scavino? No, perché sennò non vinco le partite. Poi sto qua a dirvi bene, no. No, perché secondo me dobbiamo fare qualcosetta di più se vogliamo stare nelle posizioni di classifica che ci abbiamo oggi. Se vogliamo fare un campionato anonimo, allora faremo una volta così, una volta così, una volta così, una volta così. E io non lo voglio fare. Anche perché l'Arezzo ha dimostrato con questi avversari di poterci stare in quelle posizioni. Ma infatti questo non lo dico, è una tirata d'orecchie ai giocatori solo dal punto di vista dell'importanza delle poste in palio. Sono partite che tra vincerle e non vincerle non è uguale. Da vincere 2-1 a Novara e vincere 2-1 oggi in casa con la Carrarese non è uguale che fare 2-2-2, non è uguale. Cutolo come sta, mister? Valutiamo domani.
ha avuto un risentimento più o meno sul punto della volta scorsa, senza palesare fastidi prima, perché sono 3 giorni che si allena col gruppo, va così. Ha detto il presidente: spero che questi 2 pareggi al 90esimo non intacchino la condizione psicologica della squadra. È un timore che anche lei mi sta... Assolutamente no. Noi se abbiamo gli attributi dobbiamo girarla la cova, no? Fare le femminucce e sederci su quello che è successo. Non sono così io. Abbiamo visto il primo tempo entrare in campo, cosa che è successo? No, c'è stata una discussione con Corali che è anche un amico, quindi non c'è problema, finisce subito. Lo devi accettare. Se avessi perso non potevo dire che ero amareggiato, ero deluso. La realtà è questa. Il campo ha detto che è stato 2-2. Dicevo ora ai tuoi colleghi che c'è la regola, questa cabala che dice che Arezzo e Carrarese, io da quando sono sulla panchina Carrarese, 3 volte incontro l'Arezzo, 2 volte ho preso gol al 91esimo, perché l'anno scorso pareggiaste qua al 91esimo, a Carrara avete vinto al 91esimo, questa volta abbiamo pareggiato al 91esimo, quindi ci potete stare, perché abbiamo ancora un bonus noi. Quindi l'Arezzo, quando ha preso il gol del pari, è andato in difficoltà. Proprio psicologicamente hanno subito questo contraccolpo e noi abbiamo spinto, però quando abbiamo spinto, una volta abbiamo preso la traversa e una volta con Tavano, difficilmente lui sbaglia quel gol, aveva tutte le voleva per tirare in porta. Purtroppo questa volta ha scelto quella che non l'ha premiata. Poi dopo l'Arezzo, quando ha trovato il gol lui, si è difeso bene, si è difeso con ordine, e noi speravamo, perché siamo una squadra che non si arrende mai, speravamo di riuscire almeno a pareggiarla. Bene o male la cabola questa volta si è ricordata che toccava la gara. Soprattutto, se non sbaglio, nell'ultimo quarto d'ora è l'11° gol segnato dalla gara. Non lo so, perché dimostrazione che una squadra non buona mai. La filosofia di una squadra deve essere questa: quando tu giochi devi giocare solamente per noi. Non per non perdere, ma devi giocare solo per vincere, perché se tu giochi per vincere crea emozioni. Anche voi stasera avete visto una partita, anche se ora in questo momento potete essere amareggiati che avete preso con un altro livello, ma avete visto una partita in cui vi siete emozionati. Potete dire che siete stati annoiati, che vi veniva voglia di andarvene a casa. Avete visto una partita che non vi avrà soddisfatto sul piano del risultato, perché avete preso culo all'ultimo, sul piano delle emozioni, quello nessuno lo può negare. Queste 2 squadre possono stare in quella posizione a lungo? Ma io penso che l'Arezzo, io parlo per la Carrarese, non è che, no, dico anche per l'Arezzo, credo che un uomo, se non sogna il massimo, cosa lo fa fare? Io faccio allenatore e voglio vincere il campionato, poi se qualcuno arriva prima di me andrò a vedere chi è stato più bravo. Andrò a vedere come mai io non ho vinto, cercherò di migliorare. Però il mio pensiero è di arrivare primo, non è di arrivare secondo. Altrimenti, voglio dire, cosa faccio? È come andare a giocare a bocce, vado a passare il tempo. Io lo faccio perché con questo tipo di pensiero riesco a esorcizzare l'età. Non mi sento uno di 60 anni, ma mi sento uno di 30. Se andassi per non perdere, è come andare a giocare alle bocce. E speriamo che non prenda l'influenza, abbiamo sempre il bronco polmonite, speriamo delle cose. No, io invece voglio conquistarmele le cose belle, voglio combattere per ottenere dei risultati importanti. E quindi vedo il calcio in questa ottica. Ho tutto o niente. Intanto non siamo andati a calcio insieme, però... Ha detto lui, visto? Però può darsi, non lo so, io non mi... Perché sono andato con tante persone in tanti anni, può darsi, ora non mi ritorno. Però dal canto è una persona che io stimo, una persona per bene, una persona che siamo in sintonia su questi aspetti, come la natura, il fatto di essere cacciatore. Non sparatori, cacciatori, e ci piace sentirci persone libere, andare ad ascoltare l'anima della montagna, l'anima dei miei cani. Vivo la caccia in questo senso, quindi credo che anche lui abbia queste sensazioni. Ripartiamo insieme dal caffè Amaranto. È utile adesso andare a sentire l'intervista a uno dei protagonisti del gol subito, cioè Alessio Luciani, che ce lo racconta così. Poi sentiremo anche Zappella, che ha giocato, secondo me, una buona partita. Vediamo.
Con Alessio Luciani partiamo dall'episodio finale, un po' una doccia fredda. Cosa è successo? La palla persa in uscita e poi dalla tua parte è sbucato Pisu. Sì, palla persa in uscita. Quando succedono determinate cose, io e noi soprattutto non pensiamo a chi abbia sbagliato, ma pensiamo effettivamente a chi magari ci poteva mettere una pezza. Io eravamo rimasti in tre in difesa, io magari ho stretto un pochino sull'attaccante che stava dietro Pinto e qualcuno avrei dovuto marcare. Se magari la palla fosse arrivata all'attaccante dietro Pinto ci avrei potuto mettere una pezza. Se mia mamma mi avesse fatto con 2 centimetri in più magari avrei potuto deviare quella palla e l'avrei potuta mandare in calcio d'angolo e lì la partita sarebbe quasi finita. Ripeto, quando succedono determinate cose vanno analizzate subito e non c'è, diciamo, tempo di leccarsi le ferite, perché da domani già dobbiamo preparare un'altra partita tosta contro il Piacenza. Ecco, sono quelle partite che poi Laghezza ha giocato comunque con grandi avversari dimostrando di poter vincere entrambe le gare, perché questo qualcosa vorrà dire al di là della delusione. Sì, ma questi siamo noi, un gruppo di ragazzi temerari che non ha paura di niente, va a affrontare il pericolo che sono questi squadroni etichettati come vincenti per il campionato. Noi siamo lì, siamo l'Arezzo, non abbiamo paura di nessuno, siamo la mina vagante, no? Tutti quando giocano contro di noi, adesso il giorno d'andata è quasi finito, quindi tutti ci hanno studiato e ci stanno studiando, quando giocano contro questa squadra si preoccupano e a noi fa piacere, noi ribattiamo colpo su chi affrontiamo, sia che sia la squadra addetta per vincere il campionato, sia per quella per salvarsi, e andiamo avanti così. Già domani, come ripeto, non c'è tempo per leccarsi le ferite, dobbiamo già pensare a un'altra grande squadra che è il Piacenza e andare lì a fare un'altra grande partita. Il presidente ha detto non mi fa tanto paura i 4 punti persi, ma il contraccolpo soprattutto per i giocatori più giovani di questi pareggi al 90esimo, pensi che possa essere un problema? No, penso di no, perché vabbè, il capo ha sempre ragione, quindi non voglio contraddire il presidente, voglio solamente dire che se avessimo reagito in maniera negativa contro il Novara oggi avremmo fatto magari non la prestazione che abbiamo fatto, quindi anche dopo il primo nostro gol subito chiaramente siamo un po' abbassati, abbiamo un po' giocato di meno, ma al secondo tempo siamo ripartiti carichi perché veramente volevamo portare a casa il risultato. Non ci siamo riusciti, il riferimento va sempre a questa splendida gente che ci sostiene, speriamo già domenica prossima di regalargli un'altra gioia come in queste partite precedenti a Novara stiamo cercando di fare. Un'altra tua grande prova personale, però immagino prevalga così la delusione, no, per quest'altra vittoria sfumata. Sì, ovviamente c'è un po' di rammarico per questi punti persi per la seconda volta, che adesso sono 4, però continueremo a lavorare in settimana e già da domani a pensare a Piacenza per far sì che non succedano più queste cose. Sembrava una Carraghese che proprio non riusciva a pungere in quel momento, no, di partita. Poi ha trovato questa palla recuperata in mezzo al campo e ha creato all'improvviso un'occasione, un po' come era successo anche nel primo tempo. Sì, purtroppo son cose che possono accadere. Noi siamo una squadra che gioca molto e abbiamo peccato un po' probabilmente di ingenuità e abbiamo preso il gol, ma può succedere. Arezzo può rimanere secondo te in questa posizione, visto che ha dimostrato con avversari piuttosto quotati, no, di giocarsela alla pari, se non addirittura meglio? Sì, noi continuiamo a lavorare come abbiamo fatto e come stiamo facendo anche in questo momento e siamo spensierati, quindi sì, può essere che rimarremo in questa posizione in classifica. Sempre molto lucido Luciani, uno di quelli che è più piacevole ascoltare dei giocatori perché va sempre nel dettaglio e spiega tutto. Sì, ma infatti il concetto è questo, lui logicamente dice se ero qualche centimetro in più probabilmente riuscivo a, però io vedo che questa è una squadra che indipendentemente da tutto, Zappella stesso non c'era prima, cioè, che devi dire? Cosa devi dire? Chi mette in campo, questi giocano tutti su dei ritmi e su delle condizioni importanti, quindi stiamo tranquilli, stiamo seri, siamo a novembre, i risultati arrivano. Quelli che... Sostiene, scusa, che Zappella è il più forte in quel ruolo, tu non so se tu sei di quello che ha Laghezza in rosa, tu non sei d'accordo? No, io facevo un'analisi più ampia, cioè chi dal canto mette in campo, ok, nei vari ruoli, nella situazione rende, ok, quindi questo è tutto il lavoro che viene fatto. Ieri Zappella ha fatto una grande gara, cioè sembrava un giocatore veterano, insomma, tanto per essere chiari, si guarda le annate che giocavano in Arezzo, erano molti giovani, molte quote, diciamo così, no? O vicino alle quote.
Quindi, che dire, questa è una squadra che ci fa divertire, ci farà divertire, ci darà soddisfazione, bisogna avere pazienza. Ah, tra poco sentiremo il presidente della Lega Pro Ghirelli, che è venuto, sta facendo un tour, lui dice per chiedere scusa alle piazze che non hanno giocato, tra poco sentiremo. Una parola la spenderei anche sul gol, quello di Perzano, sì. Sia perché secondo me è stato un gran gol perché si è girato di sinistro, di prima in quel modo, e Brunori che fa sempre quel movimento che si allarga e crea spazio, cioè si attira avversari. Brunori è bravissimo su questa cosa, andare a prendere palla, crearsi lo spazio e trovare l'assist, è quasi più un rifinitore, secondo me. Un rifinitore che una punta vera, no? E Perzano, come ti avevo detto già prima, è stato bravissimo a tagliare sul primo palo, quando molte volte un certo avanti fa il contromovimento e va sul secondo palo, lui invece no, ha preso posizione e non lo sposta perché fisicamente è ben messo e ha fatto un grandissimo gol, cioè che è un centro avanti vero, io non l'avrei tolto, ecco, questo sì. Sentiamo adesso il presidente della Lega Pro Ghirelli. Una bella serata di calcio, quindi. Sì, con il pallone al centro, due grandi squadre, pubblico, quello che volevamo in fin dei conti. Volevamo semplicemente uscire dalle aule dei tribunali, dimenticare il fatto che avessimo chiuso gli stadi. Sono passato in alcune città a chiedere scusa, anche se non avevo molta colpa, però forse questo termine della scusa dovrebbero cominciare a dirla in tanti. Ma li aspettiamo, c'è sempre tempo perché lo dicano, ma il bello è che è tornato queste, le bandiere, i colori, le emozioni, a volte si vince, a volte si subisce un gol, due belle squadre, questo è il calcio. E la linea della Lega tra l'altro è stata quella vincente, quella che ha sempre avuto, no, dall'estate. Sì, se avessero seguito quello che noi avevamo detto il 10 agosto non saremmo stati, però non possiamo dimenticare che abbiamo chiuso i campi dei ragazzini, è stata veramente una brutta vicenda, abbiamo chiuso tanti stadi quando la gente voleva andare a giocare e a vedere le partite e noi in realtà dobbiamo portare la gente allo stadio, non dobbiamo chiudere gli stadi. Bene, abbiamo ricominciato, è una faticata, però siamo... In fondo ci dobbiamo chiedere perché quest'Italia così scassata regge. Regge perché c'è il volontariato, ci sono le eccellenze delle professioni in questo paese e ci siamo noi, la Lega del Calcio dei Comuni d'Italia, che sta sotto, pulsa, a volte, se no non si capisce perché falliamo e poi riprendiamo. E la gente ha bisogno anche di calcio, di gioia. Noi cerchiamo di dargli. L'ultima cosa serve anche all'intero movimento della Serie C, sia per evitare quelle situazioni, anche Arezzo ne sa qualcosa, visto i suoi viaggi qua ad Arezzo nei mesi scorsi, per evitare quelle situazioni e per dare ancora più lustro a questa categoria? Regole che consentano di avere la certezza che nel momento in cui ci si iscrive le società siano sane, senza concedere deroghe, in tempi certi, in modo tale da evitare quello che abbiamo avuto in questa lunga estate. Dobbiamo dare una sostenibilità economica al campionato, in modo tale anche da questo punto di vista ci sia una corrispondenza e il dato economico non falsi il campionato, non determini il risultato sportivo, e poi una forte identità. Identità che noi stiamo cercando e vogliamo affermare, cioè di questa Lega che è il reticolo di questo paese, la storia di questo paese e che vuol mettere in campo tanti giovani per riprendere quel cammino che si è interrotto con la Svezia. Tutte le volte che noi perdiamo la nostra mission, la nazionale non va avanti, quindi è un problema di sistema di calcio, del sistema, e noi abbiamo una mission, quella del territorio e quella dei giovani, è la più bella mission e mi permetto di dire la più bella lega che c'è in questo paese. Dice finalmente abbiamo visto una partita di calcio, deve tornare il calcio, e avete sentito anche qual è la sua ricetta, diciamo che è un campionato che difficilmente, però onestamente, che ci hanno provato anche quando c'era Macalli, si è sempre sentito parlare di riforme, contro riforme, però grandi miglioramenti dal punto di vista della tenuta
del sistema non si sono visti. La Serie C è come le PME, no? Le piccole e medie imprese. Tutti ne parlano. Tutti ne parlano, nessuno fa niente. Però è quella categoria dove ti permette di accedere a un professionismo un pochino più importante. Se non la salvaguardi, non la curi, credo che alla lunga molti si stufino poi di buttare soldi in una categoria dove ci potrebbe essere un gran potenziale di giovani e dove probabilmente i ritorni economici potrebbero essere maggiori, non sempre usufruiti dalla prima lega, cioè la Serie A. La riforma la faranno? Boh, non lo so. Lui sta facendo il tour politico in questo momento, no? Logicamente si deve accattivare quelle che sono le piazze dove più importanti. Ieri sera non c'era caso Arezzo è una piazza importantissima e tutti lo sanno. Però ti dico che noi siamo sempre qui al bar, si fa il nostro commento, ma chi sta nella stanza dei bottoni, poi se veramente volesse fare qualcosa di importante avrebbe tutte le caratteristiche, le possibilità per farlo. Vediamo, aspettiamo, anche perché poi ricordi che se ne percuote non solo nelle prime squadre ma anche nei settori giovanili, è un problema non secondario, no? Se il futuro è dei giovani e te non lo costruisci e poi si vede la nazionale che fine fa, ma chi ci si ferma se entra una NASA che non se ne finisce più. Grazie a mister Luca Magnanezzi, ci vedremo lunedì sperando di commentare quello che tu hai detto. Io ne sono convinto. Sei convinto? Io sono convinto. Piacenza è caduto a sorpresa nell'ultimo tour. Io sono convinto che l'Arezzo gioca sempre meglio. Può capitare una giornata storta, ma l'Arezzo gioca sempre meglio. Se poi situazioni climatiche e il campo te lo permettono, che è un campo dove si potrà giocare, verranno fuori. Se poi è un campo che non si potrà giocare, verranno fuori altre caratteristiche. Ma noi abbiamo sempre il colpo in canna, su questo sono convinto. A lunedì, grazie. Grazie a voi.